Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia in suffragio delle vittime della pandemia del Covid-19 e in maniera particolare vogliamo ricordare i nostri fratelli sacerdoti Don Raffaele Campaile e Don Romolo Taddei. In totale ad oggi nella nostra provincia di Ragusa sono 376 i morti a causa del coronavirus. Il tempo di questa pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite. Tanti sono segnati dal dolore perché hanno perso una persona cara e non l'hanno potuta accompagnare nel momento del trapasso e della sepoltura. Le relazioni familiari e sociali sono state messe a dura prova. La crisi economica ha colpito duramente il futuro di tante famiglie. In questa esperienza ci sentiamo come la prima comunità cristiana che il testo degli Atti descrive come quella bella espressione da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio. Anche noi desideriamo unirci per far salire a Dio la preghiera che possa esaudire le nostre richieste. Un semplice segno manifesta la nostra comunione in questa celebrazione. Al lato dell'altare sotto Gesù crocifisso abbiamo posto 223 lumini accesi, tanti quanti sono le vittime del Covid-19 negli 8 comuni della nostra diocesi di Ragusa. 99 morti a Vittoria, 56 morti a Ragusa, 35 morti a Comiso, 16 morti a Chiaramonte Gulfi, 7 morti a Santa Croce Camerina, 6 morti ad Acate, 2 morti a Giarratana, 2 morti a Monterosso Almo. Dai nostri cuori si eleva al Padre la supplica dei Suoi figli, affinché il Signore, buono e misericordioso, doni la vita eterna ai nostri cari defunti, dia la forza del Suo Spirito ai medici e agli operatori sanitari, illumini i ricercatori, guidi i governanti, infonda vigore ai corpi degli anziani e dei bambini, allontani la paura, doni a tutti la consolazione del Suo Figlio Gesù. Con questa serena fiducia, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Signore Dio, per la tua misericordia le anime dei tuoi fedeli trovano pace. Concedi a tutti i nostri fratelli che riposano in Cristo il perdono dei peccati, perché liberati da ogni colpa siano resi partecipi della risurrezione di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena, riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiuolo, e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Se un vento
vento lo investe, non è più, né più riconosce la sua dimora. Sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Era già verso mezzogiorno. E si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del Tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Ed ecco vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Parola del Signore. Alleluia, alleluia.
Carissimi confratelli, presbiteri, diaconi, religiose, religiose, anime consacrate, e voi tutti amatissimi fratelli e sorelle di questa nostra Chiesa Iblea. Ci riuniamo stasera in questa nostra cattedrale per celebrare il sacrificio eucaristico e ricordare nella preghiera di suffragio tutti i nostri cari parenti e amici che la pandemia ha strappato a questa vita, portando con sé anche due nostri carissimi confratelli presbiteri, Don Romolo Taddei e Don Raffaele Campailla. Li affidiamo all'abbraccio della misericordia di Dio perché li custodisca nel suo paterno amore e nella compagnia dei santi in cielo. Sì, carissimi fratelli e sorelle, nell'eterna compagnia e vicinanza della Chiesa del Cielo, perché molti di questi nostri cari amici e fratelli sono andati via nel più assordante silenzio, come inghiottiti in una specie di buco nero esistenziale che li ha sottratti alla scena di questo mondo e all'affetto dei propri cari, morti e sepolti nella più assoluta solitudine. Certo, sappiamo tutti che la morte fa parte della vita, che non c'è vita senza morte, è una legge della natura. I filosofi ci dicono che il cominciare sempre di nuovo può avvenire solo al prezzo di un finire sempre ripetuto. E il Signore ci insegna che il chicco di grano caduto in terra, se non muore, non può portare frutto. Noi sappiamo che dobbiamo morire e che possiamo morire da un momento all'altro. Tuttavia, quello che nei mesi scorsi ha reso particolarmente pesante, indicibilmente pesante, il pensiero della morte è stata la paura di morire da soli, senza la presenza dei propri cari, dei vicini di casa, degli amici di una vita. E se l'incommiabile umanità di medici e infermieri ha in qualche modo alleviato la loro solitudine, certamente non ha potuto sostituire il volto amico, la mano dolce, la presenza confortante di un parente o di un familiare a cui poter rivolgere uno sguardo o semplicemente esprimere un ultimo desiderio nel momento decisivo della propria vita terrena. Perché la morte non è solo l'atto conclusivo della vita terrena, ma è anche quello decisivo. Gli ultimi istanti di una vita di una persona, infatti, possono avere il valore di una vita intera, perché è proprio in quegli ultimi istanti, che quasi sfuggono al tempo, che l'essere umano a volte è capace di realizzare atti di altissimo valore. Un atto interiore di perdono sincero, ad esempio, può valere più di 1000 giorni vissuti nell'odio o nel rancore. Un sentimento di amore autentico, espresso a parole o semplicemente con un gesto spontaneo, può valere più di molti anni vissuti nell'egoismo e nell'indifferenza. Non è cosa rara, infatti, che gli ultimi momenti di vita possono rivelare inaspettate, preziose risorse dell'animo del morente rimaste nascoste per una vita intera, svelando l'autentico valore e la vera dimensione della sua esistenza. Qualcuno ha paragonato quei momenti alla coda di una composizione musicale. Si dice che i grandi autori vi dedicano tempo a scriverla e la scrivono con grande cura, consapevoli che è proprio essa a lasciare nell'animo dell'ascoltatore il tono e la sensazione finale, dopo il fiume di note e di ritmi.
nella sinfonia della vita di ogni uomo ci sono diversi movimenti, temi, motivi, ritmi, ma è alla fine, ma è la fine della sua vita, la coda della sua esistenza, il suo ultimo vivere, quello che con un gesto, una parola, uno sguardo lascia il tono finale, l'essenziale di sé a se stesso, ai suoi cari, alla comunità e a Dio. Anche per questo, quella solitudine nella quale i nostri cari sono morti durante la fase più acuta della pandemia ci appare davvero una condanna impietosa, forse anche ingiusta, molti di essi privati anche del più importante e solenne atto di pietà cristiana, qual è il funerale religioso. Non è difficile immaginare come siano stati particolarmente duri e faticosi per i parenti dei nostri cari defunti i giorni che sono seguiti a questa triste esperienza che ha profondamente toccato la propria famiglia. Per loro, infatti, è venuto a mancare questo importante rito di passaggio che, al di là della valenza religiosa o meno del funerale, dicono gli esperti, permette di chiudere una pagina a livello emotivo, di prepararsi al commiato e iniziare lentamente la rielaborazione del lutto. Ferite aperte come squarci che solo il tempo, la preghiera, la solidarietà degli amici e soprattutto la speranza cristiana nella risurrezione potranno sanare ed essere di conforto. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Sono queste le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta dal Libro della Sapienza. Sono parole queste che non possono non confortarci, non possono non rendere più certa la nostra speranza e più piena la pace del nostro cuore. Sono parole che ci dicono che la morte non è l'ineluttabile fine della vita, quel confine ultimo che conduce al nulla, ma è l'approdo naturale dell'esistenza cristiana. Dalle mani di Dio veniamo e nelle sue mani rimettiamo la nostra vita. In Dio nulla è perduto, neanche la nostra vita, perché in Lui che ci ha donato la vita non è tolta, ma trasformata. In Cristo morto e risorto, anche i nostri fratelli ormai vivono in eterno. È questa, infatti, la volontà di Dio, come ci ha detto Gesù, che io non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. In questa volontà di Dio si fonda la nostra speranza e Dio ci ha dato la prova che non ci inganna, che la nostra speranza non è vana. Ha risuscitato il suo stesso Figlio, primizia di coloro che risuscitano dai morti. In Cristo risorto la nostra morte, la morte dei nostri cari fratelli, non è più un baratro che tutto inghiotte. Non è un muro che ostacola il passaggio, ma è un ponte che porta all'altra riva, è una soglia, una porta attraverso la quale si entra nella vita che non muore. Le anime di tutti i nostri cari che ci hanno lasciati nei mesi scorsi, le anime dei nostri amati sacerdoti Romolo e Raffaele, sono nelle mani di Dio. È questa la certezza della nostra fede, una certezza però che non ci impedisce di soffrire e di provare dolore per il vuoto che si è creato nei nostri cuori e negli spazi in cui ci muoviamo, dove non troviamo più i nostri cari. Proprio come le donne del Vangelo,
che il primo giorno dopo il sabato di buon mattino si recarono alla tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato e trovarono il sepolcro vuoto. Anche noi, come quelle donne, cerchiamo con il nostro affetto e la nostra preghiera i nostri cari congiunti perché avvertiamo la loro mancanza, avvertiamo il vuoto della loro presenza nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nel nostro presbiterio. Oggi però il Signore ci riconsegna la bella notizia che quel mattino del primo giorno dopo il sabato riempì il sepolcro vuoto e il cuore di quelle donne. Oggi anche a noi, in questa cattedrale, oggi è ripetuto lo stesso annuncio. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Cristo è risorto e con lui anche i nostri cari defunti. Essi sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. Anche la solitudine nella quale sono passati all'altra riva è stata accompagnata dalla presenza di colui che quella solitudine l'ha sperimentata nella forma più angosciante e lacerante. Quella solitudine è stata riempita dalla presenza di quel Dio che nel suo Figlio Gesù, per primo e per tutti, ha bevuto fino in fondo, fino alla feccia, il calice amaro della solitudine. Lasciato solo, profondamente solo, Gesù ha sperimentato anche il silenzio del Padre dopo aver sopportato anche il sonno degli amici, gli stessi che gli avevano assicurato che non lo avrebbero mai abbandonato, disposti anche a morire per lui. Per questo, proprio negli ultimi istanti di vita, Gesù abbandonato ha voluto consegnarci una madre, perché da quel momento in poi i suoi figli non fossero mai più soli. Siamo certi che Maria, madre di Gesù, è madre nostra. Lei che è rimasta accanto alla croce del figlio morente era lì, nei reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali, accanto ai nostri congiunti, accanto a Romolo e a Raffaele, ad offrire la sua consolante compagnia e a pregare per loro nell'ora della loro morte, prima di consegnarli all'avvolgente abbraccio della misericordia di Dio. E così certamente è stato. Amen. Cristo ha preso su di sé la morte per donarci la vita. Preghiamo nella speranza della vita eterna e nella risurrezione della carne. Preghiamo insieme e diciamo: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per i nostri fratelli defunti, il bene che hanno seminato in vita, e ottenga il perdono dei peccati e la redenzione eterna, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per tutti i defunti morti di Covid-19, che hanno dovuto affrontare l'ultimo transito della vita in solitudine, senza il conforto cristiano e una mano da stringere. Maria, Madre di Misericordia, conduca tutti per mano, doni loro e a noi la consolazione e la pace, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci.
Per i familiari di chi piange un loro caro, il dolore del distacco si apre alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Giuseppe, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, siano messaggeri instancabili della verità e testimoni coraggiosi della pace. Noi ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Dio di gloria degli uomini e premio dei giusti, dona a Don Raffaele Campailla e Don Romolo Taddei, sacerdoti, che hanno svolto il loro ministero in mezzo a noi, la pienezza della vita e la gioia promessa ai servi fedeli. Preghiamo. Padre. Per le comunità parrocchiali e i fedeli che attraverso il ministero sacerdotale di Don Raffaele Campailla e Don Romolo Taddei hanno riconosciuto e accolto il Cristo Salvatore, perché continuano a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. Accogli, Padre misericordioso, la preghiera dei tuoi figli e nel tuo amore infinito esaudiscile. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sincera, nasce Dio, dove
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, ai doni che ti offriamo per il riposo eterno delle anime dei tuoi defunti. Per la potenza di questo sacrificio della nostra salvezza, abbiano parte per sempre all'assemblea dei tuoi santi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Sei tu, Signore, che ci dai la vita e ci sostieni con la tua provvidenza. E se a causa del peccato il nostro corpo ritorna alla terra, dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della risurrezione. Per questo mistero di salvezza, con la moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, nostro patrono, e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato. E congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni,
e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno. Per ricevere la Santa Comunione seguiremo le seguenti indicazioni. Davanti l'altare ci saranno due ministri. Ogni fedele tiene la mascherina in bocca, riceve l'Eucarestia sul palmo della mano, si allontana poco più in là e si comunica. La Santa Comunione non si consuma al proprio posto o lungo le navate laterali.
Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Signore, i sacramenti della redenzione, implorando la Tua misericordia, perché venga a noi qui in terra la Tua protezione e ai nostri fratelli defunti la pace eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso il Vescovo recita la preghiera per la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid-19. Signore Padre buono e misericordioso, ascolta la preghiera delle Tue figlie e dei Tuoi figli in questo tempo oscurato dalle ombre della malattia e della morte. La Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati, illumini il nostro pellegrinare. Donaci occhi, mente e cuore per sostenere le famiglie, soprattutto le più provate, per prenderci cura dei bambini, accompagnare i giovani, dare forza ai genitori e custodire gli anziani. Dona guarigione agli ammalati, pace eterna a chi muore. Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla gravità di quest'ora. Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa dell'ordine pubblico e della sicurezza, affinché siano generosi, sensibili e perseveranti. Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche. Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza. Per la forza del suo amore, o Padre, rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto di umanità. Donaci il gusto dell'essenziale, del bello e del bene, e i gesti di tutti profumino di carità fraterna per essere testimoni del Vangelo della gioia, fino al giorno in cui ci introdurrai con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe e tutti i santi al banchetto eterno del Regno. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio di ogni consolazione, che nella sua bontà ineffabile ha creato l'uomo e nella risurrezione del suo Figlio unigenito ha concesso ai credenti la speranza di risorgere, e fonda su di voi la sua benedizione. A noi ancora pellegrini sulla terra concede il Signore il perdono dei peccati e a tutti i defunti la dimora della luce e della pace. Dona a tutti noi che crediamo in Cristo risorto dai morti di vivere con Lui nella felicità senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.